Ok, allora, prima di tutto vi volevo chiedere se c'era qualcuno di voi che voleva pregare, iniziare a ringraziare il Signore per questo insieme, se vi sentite nel cuore di farlo lo potete fare tranquillamente, così offrire Grazie, il Signore. Signore. Grazie, Signore. Vuoi pregare tu, Alessandro? Ah, so bene, Sì, anche poche parole, grazie Signore per questo momento, quello che ti senti. Signore, per questo momento di bene, di pace, perché di male ce n'è tanto. Signore. Spero che sia sempre più costante e che ci può dare sempre più beneficio nel nome di Gesù. Grazie Gesù. Amen. 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 Gloria a Dio. Che bello. Allora, la volta scorsa noi abbiamo affrontato un tema per capire bene che cosa dice la Bibbia. Insomma, andiamo a capire come è fatta, come è strutturata, che cos'è la Bibbia. E quindi iniziamo proprio dalle basi, no? Se tu prendi, Salvatore, la pagina 22 della dispensa, così riesci a seguire come la lettura. Allora, la Bibbia è un libro che è la parola di Dio ed è perciò il fondamento della vita del credente. Gli obiettivi per conoscere la Bibbia che noi andiamo a affrontare adesso in questi 30 minuti, almeno cerchiamo di accennare perché sono tanti, è conoscere il fondamento biblico dell'unità delle scritture riportate in due Timoteo, che ora poi andiamo a vedere. Questo versetto della Bibbia è fondamentale, dice: imparare a memoria la struttura generale della Bibbia e descrivere le caratteristiche della Bibbia. Quindi il fondamento è questo 2 Timoteo, capitolo 3, 16 e 17, e dice così: tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché, dice, l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi il versetto che abbiamo preso è 2 Timoteo, capitolo 3, 16 e 17, dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata dallo Spirito di Dio e quindi insegna a noi, ci corregge, ci istruisce affinché noi possiamo essere completi per fare le opere buone, perché, come ha detto nella preghiera Alessandro, ci sta molta malvagità in questo mondo e Dio invece vuole recuperare con l'amore e quindi le opere buone. Gloria a Dio. Allora, l'introduzione dice: è importante riconoscere che come cristiani abbiamo il dovere di portare gli altri alla conoscenza dell'opera di Cristo e di portarli ai suoi piedi. Abbiamo bisogno di conoscere la parola di Dio per vivere nel successo e nella pienezza ed anche per compiere il suo proponimento per la nostra vita. Questo l'ho sottolineato, non leggo tutto perché ci sarebbe tanto da dire. Allora andiamo a vedere alla pagina 24. Salvatore, la struttura generale della Bibbia. Allora, la Bibbia è formata da due parti: l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è formato da 39 libri, invece il Nuovo Testamento è formato da 27 libri. Allora andiamo a vedere che cosa dice l'Antico Testamento, quali libri sono. Lo andiamo a vedere piano piano, li leggiamo, vediamo quanti ne sono. Allora c'è il Pentateuco, che sarebbero i primi libri della Bibbia, l'Antico Testamento sto parlando. Il Pentateuco sono proprio da penta, no? Dice 5. Penta nella lingua, diciamo, latina significa 5, i 5 libri. E inizia da Genesi e finisce a Deuteronomio. E questi libri contengono la legge di Mosè, quindi
compiuto della legge di Dio che Dio ha dato al popolo di Israele nel tempo in cui, diciamo, stava idolatria e tutta roba, tempi passati. Poi ci stanno i libri storici, cosiddetti libri storici, e partono da Giosuè e finiscono con Ester, e sono un totale di 12 libri. E nel loro contenuto ci sta come Dio si rivela al suo popolo e impartisce la verità, quindi le leggi, le fa capire come si devono comportare come nazione, li fa portare avanti. Poi ci stanno i libri poetici o libri sapienziali, ho sentito pure chiamare libri poetici. Sono 5 libri, sono bellissimi e sono da Giobbe fino al Cantico dei Cantici. Spesse volte, poi lo andiamo a trovare più avanti, io lo dico perché giustamente l'ho sentito e l'ho letto pure. Gesù li chiama salmi, ma in realtà salmi è per dire libri poetici, perché salmi significa preghiera, preghiera a Dio, significa una cosa molto poetica che esce dal cuore. Quindi Gesù li chiama questa sezione di libri i salmi. Sono le preghiere, e va da Giobbe a Cantico dei Cantici. Poi ci sono i profeti maggiori e i profeti minori. Adesso, come adesso, i profeti ci stanno ancora e sono a servizio della Chiesa, ma in antichità Dio si rivelava a certi uomini e solo loro potevano dare la parola di Dio. Addirittura erano pure provati, e se usciva qualche cosa che non andava a centro, veniva cacciato e messo a morte perché era considerato un falso profeta. Perciò il popolo di Israele ha ricevuto la legge che dovevano provare i profeti, e ogni profezia doveva andare a segno. Allora là dice: questo è un profeta di Dio. Cioè ogni cosa che loro dicevano si doveva realizzare al 100%, non doveva scare a niente. I profeti maggiori e i profeti minori, così si sente dire, non è perché c'è l'importanza per uno o meno importanza per un altro, no, è soltanto per il fatto di distinguere la lunghezza dei capitoli del libro. Perciò se tu ti trovi a dire a ti trovi magari in una predica, magari di Mosè, che dice i profeti maggiori, per esempio faccio caso di Osea, un esempio, che è un profeta che ha rivelazioni più sostanziose, e fa parte dei profeti maggiori o profeti minori, dipende da com'è, ma non è il fatto che sono tutte e due che hanno differenze, no, sono tutti quanti profeti di Dio, è solo per distinguere la lunghezza dei libri, che uno è più lungo e un altro è più corticello, capito? La lunghezza di come è formato il libro. I profeti maggiori partono da Isaia a Daniele, sono 5 libri. I profeti minori sono Osea e Malachia, e sono un totale di 12 libri. Sarebbe fatto da un tenuto piccolo. Allora, in questo totale vengono 39 libri. E in questi libri si fa riferimento ad avvenimenti futuri e anche imminenti, come si dice, imminente adempimento. L'Antico Testamento parla molto di Gesù, del suo arrivo, della sua morte e della sua opera sulla croce. Questo è importante perché al popolo di Israele già è stato rivelato che doveva arrivare il Messia. E molti là in Israele credono che è arrivato il Messia, di fatti si chiamano Messia, ci sono fratelli ma no. Ma molti di loro, se ancora aspettano questo Messia, invece già è arrivato. Già Gesù 2000 e passa anni fa è arrivato, ha fatto l'opera che doveva fare sulla croce. E lui il Messia, quello che Ancora oggi lo aspettano. ancora lo aspetta, perché loro aspettano qualcuno che li libera e diventa. Loro aspettano la seconda venuta di Gesù, che praticamente quando lui arriva per regnare,
Loro aspettano il re. Non aspettano, non hanno ben capito che invece prima doveva venire come agnello, non come re. Doveva venire per prendere i peccati nostri, per prendere il popolo di Dio e santificarlo, per perdonare i peccati. Prima è venuto perché si è preso la colpa nostra. Poi successivamente verrà come re. E allora là è la fine, perché giustamente porterà pace a tutto questo mondo, perché il mondo che noi, dove noi viviamo non è governato adesso da Gesù, non nel senso che No, è corrotto. è corrotto dal male, dal peccato, eh? E quindi dobbiamo capire bene questa cosa. Allora, poi ci stanno il Nuovo Testamento, come ho detto prima, ci stanno i Vangeli. I Vangeli sono dei libri biografici. I libri biografici sarebbero dei libri che raccontano la vita di quello che l'ha scritto. E sono quattro libri, quindi Matteo, i famosi quattro Vangeli, Matteo, Luca, Marco e Giovanni sono i Vangeli e parlano sostanzialmente della vita di Gesù, della sua nascita, gli insegnamenti, i miracoli, le sofferenze, la morte sulla croce, la risurrezione e l'ascensione nel cielo. Poi, dopo i quattro libri che sono i Vangeli, ci sta il libro degli Atti degli Apostoli, che è un libro storico che parla di fatti che sono già avvenuti ed è un libro solo e fa parte del Nuovo Testamento. E questo libro, Atti degli Apostoli, contiene una parte della storia del cristianesimo nel primo secolo, cioè quando Gesù è asceso in cielo, che se n'è andato in cielo, è iniziata a formarsi la Chiesa. E vedi tutta la storia di come si è formata la Chiesa in Israele, a partire da Israele fino ad arrivare a noi. E sottolinea come fu, dice, accettata dai giudei e dai gentili la buona notizia della salvezza per grazia, per mezzo della fede nel sacrificio di Gesù Cristo. Quindi i giudei appunto sono quelli del popolo di Israele, i gentili sono quella parte del popolo che veniva chiamata dai giudei, che riguardava tutte le nazioni, erano i romani, i greci, le persone come noi, ma che cioè, non fanno parte del popolo di Israele. Vengono chiamati gentili. Spesse volte magari vi sentirete dire gentili nelle prediche che sentirete. Gentili sono le persone che hanno accettato Gesù come noi, però non fanno parte del popolo di Israele, perché Israele vengono chiamati nella Bibbia giudei, che già loro fanno parte del popolo di Israele. Poi ci stanno, andiamo avanti, le epistole paoline. Le epistole e paoline sono 13 epistole, e questa epistola parte dal libro dei Romani e finisce con la lettera a Filemone, quindi sono 13 libri, diciamo così, sono lettere. Ed è l'Apostolo Paolo. Queste servono per come adesso sta portando gli studi Mosè, la prima lettera a Corinzi che ha portato. Quelle sono delle lettere che le scrive l'Apostolo Paolo per formare la Chiesa, per guidare la Chiesa. Perché tutto quello che viene dalla parola è genuino, è fatto proprio perché dice cose giuste e quindi serve da insegnamento. Paolo ha scritto queste 13 epistole per formare le Chiese, per guidarle, per sistemare le cose che non vanno bene, capito? Poi ci stanno le epistole generali. Le epistole generali sono da Ebrei fino a Giuda, sono 8 epistole. Ci sono queste epistole che possono essere anche di esortazione personale, ma anche per quanto riguarda la Chiesa, sempre sono rivolte alla Chiesa, a noi che facciamo parte del corpo di Cristo. Queste epistole generali sono 8 epistole, vanno da Ebrei al libro di Giuda, alla lettera di Giuda. Sono lettere indirizzate, la pagina 25, sono lettere indirizzate specialmente alle chiese del tempo e ai leader. Con il loro contenuto danno un orientamento alla chiesa, appunto, come ho detto, intorno alla fede cristiana e alla pratica dei parametri divini.
Poi ci sarà il libro profetico ed è il libro dell'Apocalisse. Ed è un libro, l'ultimo libro della Bibbia. Allora, quando voi sentite dire Apocalisse, non pensate che sia una parola che dice la fine del mondo, come molti dicono o si sente dire quando c'è l'Apocalisse è la fine del mondo. Non è così. Apocalisse significa, nel suo termine, significa rivelazione. Quindi non è proprio una parola fine del mondo. Quando sentite la parola Apocalisse è rivelazione. È un libro profetico. La parla Gesù di una cosa che dovrà accadere, che accadrà perché Dio non può mentire, ed è una cosa, un messaggio proprio di speranza, di salvezza, di amore. Ci stanno sì i giudizi, ma i giudizi di Dio sono conformi alla giustizia. Perciò i giudizi di Dio si rivolgono a quelle persone che non hanno accettato la verità. Perché chi non accetta la verità fa le cose sbagliate. Uno che uccide e purtroppo quella passa per il giudizio della legge, no? Va in galera, si fa l'ergastolo, no? Uno non fa un omicidio, va in galera. E quindi c'è il giudizio, come lo vediamo, e Dio giustamente deve fare giudizio alle persone che continuamente lo rifiutano. Perché Dio vuole salvare queste persone, ma se tu sai, ok, se tu sai che c'hai la salvezza gratuita e non la vuoi accettare, la rifiuti perché ti piace che la cosa di fare il male, ti piace il peccato, e allora figlio mio, e ti becchi conseguenze, capì? Quello che riguarda. E giustamente poi la caratteristica della Bibbia è il suo contenuto, che è la verità assoluta, e quindi la Bibbia è il libro maestro per eccellenza. Poi andiamo a vedere la ispirazione della Bibbia e finiamo perché adesso abbiamo finito anche. Stiamo finendo anche il tempo. L'ispirazione. Allora, in secondo Pietro 1:20-21 dice che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, dice, infatti, è mai preceduta dalla volontà di uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Perciò tutto la scrittura è sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, non perché c'è stata un'interpretazione, dice, ma chi sti qua hanno scritto tempo fa sto libro? No, sono stati santi uomini di Dio che hanno scritto la verità di Dio perché sono stati guidati dallo Spirito Santo. Io E poi lo infatti Spirito Santo è nato dopo che è risorto Gesù. no, lo Spirito Santo c'è stato sempre, perché sta sempre con Gesù. Lo Spirito Santo è parte di Dio, è Dio stesso. Allora, poi andremo a fare questa cosa perché sono un po' complicato da spiegare, ma il fatto è che Dio Padre, lo Spirito Santo e Gesù sono la stessa cosa, è un Dio solo. La cosa che può aiutarci a capire questa cosa è che loro hanno bene o male tre funzioni diverse, ma è sempre un Dio che opera in modo diverso. Poi più avanti lo faremo con questo studio per fare capire bene com'è la persona di Dio, perché Dio è trino, ma è un Dio solo, cioè si è manifestato in tre modi diversi, ma è sempre un Dio solo. Quindi poi andremo a capire bene questa cosa, perché ancora ci stanno persone che dicono, ma lo Spirito Santo viene. No, lo Spirito Santo ci stava ancora prima, già da Genesi ci stava lo Spirito Santo. Ancora prima. Perché dice nel film, dice, ora vi guiderà lo Spirito Santo quando Gesù se ne va, mandato dal Padre mio. Esattamente. Vedi che dice mandato dal Padre mio. Vedi? Padre mio. Quindi tutte e tre cooperano per l'opera, è sempre Dio, capì? Allora, ispirazione significa appunto pienezza di alito, le parole, l'alito,
Lo spirito sono identiche in ebraico e in greco, dice qua. Quindi, quando dice ispirazione, ispirato dallo Spirito Santo, è proprio preso dal cuore di Dio. La Bibbia è presa dal cuore di Dio. Voi, quando leggete la parola, vi sentite bene perché pregate, dice Signore, guidami, la leggete. Già state bene perché pregate prima di leggere, dice Signore parlami magari nella vostra cameretta, apri la Bibbia e ti dice subito quello che succede, ti racconta la storia. Io faccio così, prego prima di leggere la Bibbia e poi la apro e lui mi parla, perché è lo Spirito Santo che l'ha scritta. E quindi adesso finiamo qui. Abbiamo parlato di come è fatto i libri, come sono diciamo sistemati in generale, e abbiamo visto questa cosa. Quindi, secondo Timoteo, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. Quindi, questo è un versetto che ci può tenere, come dire, saldi, perché sappiamo adesso che tutta la scrittura proviene da Dio, cioè tutta la Bibbia è ispirata da Dio. Chiaro? E quindi questa è una bella cosa. Finiamo qui la diretta, che sono già passati i 30 minuti, già mi è arrivato l'avviso. Vogliamo concludere con una preghiera? Vi va? Sempre io. Vedi tu, se ti senti sì, va bene. Se vuole pregare Salvatore, non lo so. Ti senti di pregare? Va bene, vai tranquillo, tranquillo. Grazie Gesù Grazie, che ci segui, ci accompagni Signore. nella buona strada e sai che dobbiamo ancora migliorare e tu non ci lascerai e noi dobbiamo avere sempre fede nel bene e nel male e tu ci sarai sempre. Grazie, Signore. Amen. Amen, Amen. amen. Benissimo ragazzi, adesso vi do un grande saluto, un abbraccio e ci vediamo poi la prossima lezione, va bene? Una buonanotte. Bye Fabio. Buonanotte, Bye ciao ciao, ciao Salvatore, Alessandro. bye Alessandro. Ok.